qui andiamo lontano. Patto di amicizia tra il comune di Bra e la Chang. A nome della maggioranza illustro io questa proposta. No, è una proposta di patto di amicizia che parte da 2 anni fa, quando il sindaco di questa contea, che si trova esattamente a poca distanza dal deserto del Gobi e in particolare a pochi passi dal confine della Mongolia, sul confine meridionale che separa appunto le terre abitate a ridosso delle alture della Cina del nord-ovest dal deserto del Gobi. Questa contea di Yongchang, che si può anche trovare scritta in altre traslitterazioni italiane, si trova nella provincia del Gansu, Repubblica Popolare della Cina. Questo patto di amicizia, al di là delle indubbie ricadute dal punto di vista commerciale, economico, industriale, perché quella zona è una zona a particolare vocazione agricola, cerealicola in particolare, ha anche con la nostra città di Bra una curiosa relazione, perché secondo alcune autorevoli ricostruzioni storiche, non del tutto smentite, ma ancora in via di conferma da parte di studiosi dell'antica Roma, pare che nel 53 a.C., dopo la battaglia che uno dei triumviri, Crasso, collega, amico di Pompeo e Cesare, aveva ingaggiato contro i parti che risiedevano grosso modo nell'attuale Iraq, una colonna di quell'esercito, non avendo potuto raccogliersi in ritirata insieme al grosso della spedizione militare, pare che si fosse dispersa, e ci sono buone prove, almeno alcuni indizi, per non parlare di prove, ci sono alcuni indizi accettabili, diciamo così, che abbiano proseguito il loro viaggio di soldati sbandati verso est, e pertanto circa 1200 anni prima di Marco Polo, che sarebbe poi arrivato nella zona appunto del mitico Katai, pare che degli occidentali, degli antichi romani, fossero stati i primi uomini ad arrivare in quelle zone appunto 1200 anni prima di quello che fino a qualche decennio fa si pensava. Ecco, quella zona, e in particolare la città di Zelai, un villaggio, conserva alcune testimonianze archeologiche che sono molto interessanti, perché lasciano intravedere appunto sia dalla conformazione della cittadella fortificata, sia da resti che sono stati trovati nel vasellame, quindi manifatture ceramiche, un'impronta che pare appunto ascriversi ad un'origine romana. C'è una curiosa coincidenza nelle tecniche di costruzione delle palizzate, le doppie palizzate di legno per le fortificazioni della città e così via. E pertanto il pensiero corre in fretta alla nostra Pollenzo, chiaramente la nostra Pollenzo, che nelle città del nostro territorio è una degli insediamenti più importanti dal punto di vista delle testimonianze appunto dell'antica Roma. Questa e altre considerazioni hanno spinto già nel 2013, il sindaco Sibille a firmare una sorta di accordo preliminare con la contea di Yongang, provincia del Gansu, che si va a definire oggi, questa sera, come vero e proprio patto di amicizia. Con le considerazioni che sono state già fatte, non mi ripeto, in conferenza di capigruppo una settimana fa, la maggioranza ritiene che sia opportuno anche perseguire questo tipo di collaborazione a distanza. Mi pare che ci separino da quelle zone circa 7.000 chilometri, se non ricordo male, e penso che sia anche siamo come città tra le poche che hanno o stanno per intrattenere rapporti formali di amicizia con realtà di quelle zone così lontane, ma anche sempre più vicine. Non dimentichiamoci che Bra c'è una comunità di cittadini cinesi che sono, o meno paiono, ben integrati nel tessuto
nostro, nell'economia locale, nelle attività anche scolastiche. Ecco perché questo patto di amicizia, tra le sue finalità, ha anche e soprattutto quello di promuovere scambi culturali, quindi un'attenzione certamente allo sviluppo economico, industriale, agricolo, una certa agricoltura di specialità, come del resto noi possiamo vantare da queste parti. La presenza di Slow Food a Bra fa anche il paio con un'attività di agricoltura intensiva e sperimentale da quelle zone, quindi ci sono tutti gli elementi necessari per addivenire ad un formale patto di amicizia. E pertanto, a nome della maggioranza, appunto, chiedo che questo, cioè esprimo parere favorevole a questa delibera. Grazie. Prego, consigliere Marengo. Grazie Presidente, sarò velocissimo, ma più che altro per l'interesse storico anche legato alla notizia. In realtà alcune fonti riportano che furono proprio i prigionieri presi a carre dai parti che vennero inviati sul loro confine orientale e poi disertarono in massa arrivando fino in Cina. Questa è un'ipotesi ovviamente non suffragata ad oggi da prove, però alcune prove testimoniali, come lei ci citava prima, sembrano avvalorare l'ipotesi. In conferenza capigruppo premetto che a nome anche dei colleghi di Forza Italia voteremo favorevolmente alla vostra proposta. Ho espresso però alcuni dubbi, giusto per il fatto che comunque oggi la Cina continua ad essere un paese che lascia molto a desiderare per quanto riguarda i diritti umani e per quanto riguarda ogni forma di soppressione di voce discordante, di voce che esce dal coro, per non parlare del Tibet e quant'altro. Credo però che effettivamente dobbiamo partire dal presupposto che questo è un patto di amicizia e non un gemellaggio, che quindi avrà, passatemi il termine, una data di scadenza. Avremo 5 anni per valutare ciò che avviene in questo paese, che sta facendo passi enormi per quanto riguarda l'economia, ma resta comunque il paese di piazza Tiananmen dal punto di vista dei diritti umani. Ci riserveremo ovviamente in questi 5 anni di monitorare la situazione, ma al momento crediamo, sposando le parole del Presidente, che si debba dare seguito a questo patto di amicizia e quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Marengo. Scusa. Consigliere Tripodi, prego. Grazie. Noi su questo patto d'amicizia con la città di, con la contea di Yongchang abbiamo alcune perplessità in merito, ma magari porremo delle domande in questo momento. Allora, innanzitutto volevamo chiedere all'amministrazione, visto che è un qualcosa che il patto d'amicizia nasce comunque già nel 2013, comunque con i primi rapporti, eccetera. Lei nella sua presentazione ha dato come se fossero per certe, dove dice indubbie ricadute dal punto di vista economico e produttiva. Volevo chiedere da dove arriva la sua convinzione, cioè la certezza del fatto che in questa contea i rapporti tra la nostra città e questa contea appunto ci siano queste indubbie ricadute, se ci sono degli elementi appunto certi. Guardando un attimino alcuni riferimenti anche storici e di indizi certi che questa fosse appunto un territorio nella quale vi furono appunto gli antichi romani e nella quale ci sono appunto delle cose che comunque rimandano quasi per certo che lì ci furono stati nell'antichità gli antichi romani e ci sono dei resti, e quindi noi riportiamo nelle premesse che questo potrebbe essere un qualcosa che potrebbe accomunare la contea cinese con Pollenzo, non certo Pollenzo certo. Un'altra questione che ci fa un attimo essere perplessi, il fatto
della situazione, diciamo, mi ha anticipato il consigliere Marengo, la situazione per quanto riguarda i diritti civili e i diritti umani della Cina, sappiamo da organi di stampa appunto quali siano le situazioni e le problematiche all'interno di quel territorio. Poi mi faceva un pochettino così una cosa curiosa, nel senso che si parla di la città di Bra e la contea di Yongchang hanno una comune sensibilità ambientale. Mi sembrava quasi comune sensibilità ambientale motivazione per la quale proprio questa contea ha questa forte sensibilità ambientale, nel senso che la sensibilità ambientale cinese la conosciamo, è riuscita a formulare un patto con gli Stati Uniti d'America soltanto nel 2014 per ridurre le emissioni di inquinanti. La Repubblica Cinese è la seconda o comunque tra le principali territori che emettono CO2 nel nostro pianeta, e quindi volevo chiedere se l'amministrazione sa risponderci la motivazione per la quale appunto questa contea ha una forte sensibilità ambientale, visto e considerato che rispetto ad altri territori cinesi non è proprio così. Infatti leggevo, perché non ci sono molte informazioni a riguardo in merito di questo territorio anche negli organi internet eccetera eccetera, in alcuni punti si diceva appunto che questa magari ci accomuna, diciamo che è un territorio fortemente inquinato dalla presenza di industrie manifatturiere. Allora magari ho detto ci accomuna anche l'area inquinata rispetto, ma magari si può mettere anche nelle premesse. Quindi queste domande, ci sono alcune che possono essere considerate delle battute, altre delle domande che per curiosità e come appunto ruolo da consigliere ci siamo posti, e se questa amministrazione ci può rispondere ci farebbe un piacere, grazie. Beh, assumendo pro tempore il ruolo dell'assessore alla cultura, che oggi non è qui ma non è andato in Cina, anzi era stato invitato però poi è stato malato l'anno scorso mi pare, quindi non è andato, però a parte le battute, dunque per quanto riguarda le premesse, no, di questo patto di amicizia, mi pare di capire, perché c'è anche scritto proprio all'inizio delle premesse della delibera, al secondo punto, l'associazione ISES di Torino, Italian Senior Expert Service, ha concretizzato già una reciproca conoscenza tra la nostra città e la contea appunto oggetto del patto di amicizia. Ci sono stati dei contatti da parte di autorevoli esponenti del mondo produttivo, economico cinese. Penso che non sia un mistero ribadire qui, certamente non possiamo fare nomi o cognomi, ma mi pare che alcune nostre realtà produttive in espansione nella nostra zona stanno guardando con interesse i mercati della Cina, e viceversa incontrano un analogo interesse da parte della partnership cinese. Quindi, per quanto riguarda la mancanza di conoscenza, è vero, è una contea appunto che è collocata geograficamente, come ho cercato prima di riassumere, proprio nel cuore del continente, del subcontinente potremmo dirlo, cinese. Siamo nella Cina del nord, tra il deserto del Gobi e le alture del nord-ovest della Cina, quindi è una tradizione, certamente una terra di antichissima tradizione, questo lo sappiamo. Il fatto poi della sensibilità ambientale, io sto a quanto mi hanno raccontato quelli che hanno stilato la delibera, in particolare l'assessore Bailo, c'è da parte dei partner di questi signori di questa contea della Cina da qualche tempo, sicuramente siamo, sono arrivati un po' più tardi ma come ovvio, c'è una maturata e accresciuta sensibilità sui temi appunto della sostenibilità ambientale, prova ne sia il fatto dell'agricoltura condotto in un certo modo, in particolare nel rispetto delle tradizioni
che vedono quelle zone quindi attraversate da quello che un tempo si chiamava la Via della Seta, quindi torniamo al discorso di Marco Polo sostanzialmente. Ecco, questo è quello che in estrema sintesi posso rispondere adesso, poi prego, se ci sono altri interventi. Quindi mi pare di poter porre in votazione. Ah, prego. Ok, molto brevemente, per solo un'espressione di voto del nostro gruppo, che sarà un voto di astensione motivato da quelle che sono le perplessità espresse dal mio capogruppo, un'astensione appunto, non un voto contrario, perché non, a priori assolutamente come gruppo non siamo contrari a questo patto di amicizia, però riteniamo che bisogna monitorare con attenzione quali sono i comportamenti, diciamo, di questa popolazione e in particolare di questa contea. Quindi penso che se l'iter, come immagino, proseguirà, possiamo nel prossimi tempi esprimerci poi in merito a questa deliberazione. Grazie. Grazie al consigliere Panero. Quindi pongo in votazione questa proposta numero 5. La nostra presenza. Allora, sono assenti Amaju, Cornaglia e Allasia. Dico bene, scrutatori? Sì, va bene, grazie. 14 su 17, va bene, quindi possiamo votare. Votazione chiusa, 12 voti favorevoli e 2 astenuti. Sempre in questo clima amichevole, di patti d'amicizia, passiamo alla proposta numero 6. Questa volta dalla Cina ci avviciniamo molto di più, siamo a Saint Pons. Saint Pons è un piccolo dell'Ubai, la valle dell'Ubai, siamo nell'Alta Provenza, al di là del Colle della Maddalena, una città che ha dato i natali alla famiglia che poi sarebbe diventata in italiano la famiglia Cottolengo, ma il nonno del santo braidese, Joseph Coutelenc, così si chiamava nella grafia dell'epoca, ha poi deciso di interrompere la sua attività di mercante itinerante, perché secondo il ritmo delle stagioni la sua presenza si alternava tra la nostra città, dove veniva a vendere le sue mercanzie, e il suo borgo natale, tra l'altro un borgo particolarmente già preparato dal punto di vista scolastico, molto formato, c'è uno studio che sicuramente avrete visto, avrete anche letto, spero, scritto tra l'altro da Suor Maria Teresa Colombo, che ripercorre la storia della famiglia dei Cottolengo e in particolare il grande ruolo che in quella piccola comunità di montagna aveva l'istruzione, l'educazione. Erano persone che erano in qualche modo quasi costrette ad anticipare i tempi della scolarizzazione, che invece nel resto dell'Europa, per non parlare poi dell'Italia, in particolare erano ancora spaventosamente arretrati. Quella popolazione ricca di ingegno, di intuito, di intraprendenza proprio economica, commerciale, culturale, aveva dato vita già a forme di scolarizzazione molto precoce, anche per le bambine, in particolare non secondario, perché, come è noto, il ruolo dell'educazione femminile ha acquisito grande importanza soltanto negli ultimi decenni. Ora, per dire che si tratta di una comunità molto preparata, che con la nostra città non da oggi
ha in corso una serie di relazioni che si sono negli ultimi anni ulteriormente accentuate. E qui mi corre veramente, oltre che l'obbligo istituzionale, ma anche il piacere di ricordare il lavoro che hanno svolto i consiglieri Lino Ferrero, Pio Giverso, lo stesso attuale assessore alla cultura Bailo, quando era presidente del Consiglio Comunale, è stato più volte e ha ricevuto più volte a Bra i rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e sociale e del mondo anche del folklore locale, con cui si è realizzato anche un bel, ormai nei fatti, un bel patto di amicizia tra il gruppo di Canteieu e altri nostri concittadini che amano in particolare le musiche popolari. Qui vedo in sala anche il signor Livio Bramardi, che è un importante anello di congiunzione tra la comunità di Saint Pons e la nostra città di Bra. Livio Bramardi segue da molto tempo anche questi rapporti istituzionali, ma mi permetterei di dire forse più ancora che istituzionali, proprio di amicizia tra persone che hanno scoperto di avere in comune, oltre la relazione con la famiglia Cottolengo, anche altri interessi, altre iniziative, altri aspetti che spaziano dalla gastronomia all'economia, all'industria, alla cultura e così via. Dicevo prima, nei fatti questo patto di amicizia era già nato, e oggi veniamo a proporlo come finalmente costituito, con tutti i crismi di una delibera consiliare alla quale tra pochi giorni seguirà un'analoga deliberazione da parte del comune di Saint Pons. Io sono stato il 10 maggio a Saint Pons proprio a presentare questo testo. Siamo stati accolti con grandissima amicizia e cordialità, è stata veramente una giornata molto interessante, speriamo che ne seguano anche altre, ma sicuramente la formalizzazione di questo patto permetterà anche, in particolare ai nostri studenti, e mi riferisco ai ragazzi delle medie e anche del liceo linguistico cittadino, statale, di poter cogliere questa occasione e approfittare per proficui scambi culturali e scolastici, vacanze studio, come le vogliamo chiamare, che già del resto si stanno facendo presso altre realtà dell'Europa, ma è anche molto bello poterle fare a 2 ore e mezza di distanza di qui da Bra, insomma, attraversando il Colle della Maddalena e poi scendere oltre Argentera e avventurarsi in quei tornanti. Sono 18 i tornanti che portano poi verso l'Alta Provenza e la Valle dell'Ubai. Quindi, come già ho fatto prima, anche a proposito di questo testo, a nome della maggioranza dichiaro il voto favorevole e chiedo anche che su questo si converga da parte delle altre forze del Consiglio. Grazie. La discussione è aperta. Se ci sono interventi, prego, consigliere Bergesio. Grazie Presidente, intervengo per anch'io un ringraziamento personale a tutte le persone citate da parte del Presidente Conterno e poi personalmente, in modo particolare, al qui presente Livio Bramardi, che è la prima persona dal quale ho sentito, insomma, la bella storia di questa cittadina francese. Storia molto interessante di un'amicizia che poi è già nei fatti cosa reale e che questa sera rendiamo ufficiale. Alcune di queste esperienze molto belle che coniugano tradizioni e popolazioni vicine, ma a volte, insomma, lontane poi nei fatti, sono anche il frutto dell'attività così spontanea di cittadini, di insomma, gruppi, piccoli gruppi organizzati. Ecco, questa ne è un esempio e sicuramente il ringraziamento va a tutti quelli che in questi anni l'hanno portata avanti, tra cui il qui presente Bramardi. Grazie. Grazie consigliere, ho dimenticato anche di citare che all'interno di questo patto di amicizia, da qualche anno a questa parte, anche il Rotary Club di Bra è una delle associazioni che sono particolarmente sensibili
e ha donato tra l'altro anche la riproduzione dell'albero genealogico della famiglia Cottolengo in occasione appunto della visita nostra del 10 maggio. Erano presenti con noi alcuni esponenti del Rotary di Bra. Mi pare che avesse chiesto la parola al consigliere Panero, poi il consigliere Somaglia. Prego, consigliere Panero. Sì, molto brevemente. Diverse sono le motivazioni e quindi sarà diverso anche il nostro gruppo rispetto invece a questa proposta, diciamo, di patto d'amicizia, perché come ha ben espresso il Presidente, qui è molto più facile reperire della documentazione o comunque verificare come già in un certo senso questo patto di amicizia barra, mi spingerei anche a dire quasi gemellaggio fra le due città, già è in essere. Ci sono molti documenti che dimostrano come la nostra città e questa piccola città francese siano tra esse collegate per diversi motivi, quello culturale, ma direi anche in un certo senso quello economico. Quindi per queste motivazioni il mio gruppo esprimerà il voto favorevole a questa proposta di patto d'amicizia. Grazie. Grazie. Consigliere Panero, prego la parola al consigliere Somaglia. Grazie Presidente, brevemente per una dichiarazione di voto. Già solo la base che unisce le due comunità, quindi la famiglia Cottolengo e poi il Santo, fanno ovviamente propendere per essere d'accordo su questo patto di amicizia. Ma anche ciò che il lavoro che è stato fatto e il lavoro che verrà portato avanti nei prossimi mesi e soprattutto l'organizzazione di un percorso turistico devozionale che unisce le due comunità portano a essere fermamente convinti che questo patto debba essere portato avanti. Potrebbe anche essere l'occasione per organizzare, vista anche la vicinanza della città, di San Ponto, una gita di tutti i consiglieri per fare anche un momento di aggregazione tra le due amministrazioni. Quindi il nostro voto sarà un voto favorevole. Grazie consigliere. A spese proprie di ciascuno, come del resto è sempre stato fatto in questi anni, anche nell'ultima visita che ho fatto io stesso con il pullman. L'assessore Fogliato in bicicletta vuole andare? No? Benissimo. Con la nuvoletta. Ah, tra l'altro mi permetto di fare gli auguri al vice sindaco, domani è San Giovanni, quindi auguri a tutti, a tutti coloro che si chiamano Giovanni, anche nei nomi, no, non c'è nessuno, Maria Giovanna. Allora auguri doppi alla consigliere Milazzo che domani compie anche gli anni. Non abbiamo chiesto l'età, ma auguri. Auguri. Se non ci sono più interventi su questa delibera, passerei alla votazione. Rientrano i consiglieri Cornaglia ed Allasia. Allasia con due L, certo. Segniamo la nostra presenza, mi pare sì, 17 su 17, bene, passiamo al voto. Votazione chiusa, 16 favorevoli e 1 astenuto. Prego, può esprimere il proprio... Prego, nel microfono puoi esprimere. Mio
No, voglio comunque confermare il mio voto assolutamente favorevole, scusate. L'unico che non verrà in gita. Certo. Mi sembra giusto. Oppure fa da mangiare per tutti. Fa da mangiare per tutti. Il famoso fai da te. Non dobbiamo ripetere la votazione, vero? No, benissimo. Passiamo avanti allora. Proposta numero 7. Prima variazione del bilancio di previsione 2015 e i suoi allegati. Ratifica delibera della Giunta Comunale numero 125 del 26 maggio 2015. Illustra l'assessore alle finanze Fogliato. Sì, allora questa prima variazione di bilancio insieme a quelle che verranno dopo sono state oggetto di presentazione nell'ultima commissione finanze e tributi. Diciamo che in questa ha due particolari. Il primo è una partita di giro in quanto si riferisce all'assunzione da parte della SOC di un interinale a tempo determinato, pertanto abbiamo la relativa spesa ma abbiamo anche il giro, cioè l'entrata da parte dell'ASE Cuneo 2. E l'altra invece è la nuova opera, il nuovo investimento per la palestra presso la palestra presso la scuola Edoardo Mosca e l'assunzione di un mutuo agevolato presso il credito sportivo a tasso zero della durata di 15 anni. Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi su questa delibera? Altrimenti la passerei in votazione. Se non ci sono interventi, pongo in votazione allora la delibera. È assente Marengo, sì, quindi 16 su 17, va bene. Si può votare? Votazione chiusa, 12 voti favorevoli e 4 astenuti. Ok. Passiamo alla delibera, alla proposta numero 8. Seconda variazione. 15 e suoi allegati, ratifica delibera di giunta del numero 128 del 9 giugno 2015. Ancora l'assessore alle finanze, prego. Anche qui richiamo gli aspetti principali, sono il recepimento di due contributi. Uno di circa 15.000 euro che ci arriva dal consorzio socioassistenziale del Cuneese, che però a sua volta è arrivato dalla Regione Piemonte, sul progetto Donne Vittime della Violenza. Il secondo di circa 27.000 euro per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, qui si riferisce in modo particolare, non esclusivo, ma in modo particolare alle attività portate avanti nel nostro progetto Nido. Fra l'altro segnalo, ed è importante segnalarlo perché va a merito di coloro che vi lavorano nel nostro Nido, nel nostro micronido, che è stato citato, preso ad esempio, nelle buone prassi portate avanti dall'ANCI. Dopodiché vi sono due partite di giro all'interno della medesima ripartizione, perciò a saldo zero, a saldi invariati, chiedo scusa. La prima riguarda interventi per quanto riguarda la nostra cucina centrale dell'Edoardo Mosca e
refettorio barra cucina della Montalcini, finanziate con un risparmio nel medesimo capitolo per quanto riguarda le derrate alimentari, e l'altro vi è 4.000 euro che riguardano sempre le borse lavoro, però visto che dobbiamo intervenire nella casistica dei tirocini, seguiamo sempre la graduatoria effettuata dai nostri funzionari, ma con un altro, utilizzando un altro capitolo di bilancio, perciò vi è solo uno spostamento fra queste due voci. Grazie Assessore. Prego Consigliere Tripodi. Qua semplice, due cose non chiare, pur avendo già appunto trattato questa variazione in Commissione Finanze e Tributi. Dove si fa riferimento, infatti ho gli appunti ancora della Commissione, dove si fa riferimento dei 27.000 euro? Si parlava del plesso della Montalcini per quel risanamento della mensa barra cucina, se non mi sbaglio, e per quanto riguarda anche la mensa centrale dell'Edoardo Mosca. E poi, soltanto questo volevo chiedere, per quanto riguarda il plesso alla Montalcini, quel locale che abbiamo chiamato locale spiattellamento e lavaggio piatti, in poche parole anche dall'assessore Messa, lì abbiamo detto che c'è da rifare appunto degli impianti, l'intonaco e un ripristino per quanto riguarda i pavimenti. Si è poi, siccome c'era quella questione dove non si capiva se vi erano all'interno di questi soldi anche delle dotazioni strumentali per quanto riguarda questo plesso, non so se ricorda Assessore, riguardante la cucina, riguardante la cappa, eccetera. Mi può soltanto dare chiarimenti in merito, grazie. Grazie Consigliere Tripodi. Prego Assessore, sì, prego, se non ci sono altri interventi. Comunque, prego, Assessore. Sì, mi scuso se non ero stato così chiaro, ribadisco il concetto. I fondi relativi alla manutenzione edile del locale pasti della Rita Levi Montalcini avviene con fondi già previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, quindi non interessano questa variazione di bilancio. Questa variazione di bilancio riguarda esclusivamente delle attrezzature che in quota parte serviranno in quel locale che verrà ripristinato e in quota parte invece al Mosca. Grazie Assessore. Consigliere Allasia, prego. Sì, mi scuso se non ho fatto prima, grazie Presidente, non ho fatto prima la domanda, prima della risposta dell'Assessore, ma stavo ancora controllando. Questi 27.000 euro che sono, servono all'acquisto della dotazione di cui ha appena accennato, corrispondono a una uguale sottrazione di spesa nell'acquisto di beni e materie prime per la mensa, esatto. Volevo chiedere spiegazioni riguardo a questa riduzione, grazie. Prego, sì. Assessore. Sì, in quanto nel momento in cui si è arrivato al bilancio consuntivo, perciò verso fine aprile, con i residui e tutto, si è constatato al pervenimento anche delle ultime fatture in merito alle derrate alimentari dello scorso anno, si è constatato un risparmio di spesa e pertanto una parte degli acquisti del corrente anno si sono potuti spesare sui residui, cioè del bilancio dell'anno precedente. Grazie Assessore. Prego Consigliere Elena. Grazie Presidente, solo una richiesta. Vedo che ci sono 5.000 euro per una richiesta di integrazione per gli orti urbani, vorrei solo capire per cosa posso chiedere direttamente al Consigliere Ferrero. Grazie. Prego il Consigliere Delegato Ferrero. No, questa è un'integrazione impropria, non è un'integrazione.
è semplicemente, lo dico non nei termini che le espone normalmente l'assessore, si tratta di un contributo effettuato nell'autunno scorso da parte della ditta Egea per no, il sistema idrico questa volta è legato al contributo che dà per i fiori, per l'abbellimento cittadino dei fiori. L'anno scorso ha aggiunto 5.000 euro per gli orti urbani. Questa cifra a fine anno, non essendo stata ancora impegnata, è passata come una serie di altre voci, è stata ripulita, è andata diciamo nel calderone e adesso è stata rimessa al punto e per la destinazione per il quale era stata data. Scusa, pensavo che lei intendesse aspetto tecnico, per aspetto contabile sì, era per effetto del passaggio al nuovo sistema contabile, è stata messa lì e allora abbiamo dovuto recuperarla. Prego. No, volevo appunto riavere la parola perché ho dimenticato una cosa che ritengo essenziale, anche perché è più un plauso che volevo fare in questa occasione alla consigliera delegata alle pari opportunità alla Milazzo e alla presidente appunto della commissione, della consulta, e a tutte le partecipanti, le rappresentanti dei vari gruppi consigliari per il lavoro che svolgono all'interno della consulta, nella quale appunto vedo nella variazione di bilancio un 14.920.000 euro di stanziamento per le progetti e iniziative riguardo della donne vittime di violenza, e appunto in questo caso, oltre a complimentarmi per il lavoro svolto da parte della Milazzo e da tutta quanta la consulta, anche tutte quante quelle associazioni che appunto gravitano, Non Mai Più Sole, Mai Più Sole, eccetera. E auspico in questo frangente, visto e considerato che lo scorso anno, nel settembre dello scorso anno, alcune ragazze che di loro fanno anche parte della consulta pari opportunità, attente a quello che è appunto il tema delle donne vittime di violenza, avevano organizzato un evento importante e dove aveva appunto trovato molte persone a parteciparvi, appunto a Rosso di Sera. Chiedevo appunto che questa amministrazione faccia in modo che si possa riproporre, attraverso appunto quelle stesse ragazze che l'anno scorso avevano già avuto questa iniziativa, riproporre anche quest'anno questa iniziativa importante, che su un tema ancor più importante, che è quello dove dobbiamo assolutamente non mai spegnere i riflettori. E quindi vede, ogni tanto anche nelle variazioni di bilancio visto che l'assessore si preoccupa sempre. Comunque, per la dichiarazione di voto per questa variazione è favorevole per certi versi, ci asterremo in linea generale a questa variazione. Grazie. Grazie consigliere. C'è il consigliere Milazzo, poi consigliere Somaglia. Ringrazio per quel che ha detto il consigliere Tripodi, però vorrei precisare che questa variazione di bilancio è stata fatta riguardo di un progetto ben preciso, di cui il comune capofila è il comune di Cuneo, e di cui noi facciamo parte. In modo particolare i nostri partner sono la SLCN2, l'associazione Mai Più Sole e ovviamente anche la consulta delle pari opportunità. Quindi tutti gli altri progetti che già l'anno scorso sono stati fatti, e io direi in economia,
così come siamo stati anche noi come consulta propositivi nei confronti anche di chi ha organizzato l'evento Rosso di Sera. Tutto ben venga, ma purtroppo questi finanziamenti qui non sono finalizzati a questo, ma sono finalizzati al sostegno reale proprio per lavorare in rete affinché queste persone che sono vittime di violenza possano trovare un supporto pratico, reale e molto molto professionale per poter appunto abbandonare la condizione a cui sono sottoposte. Quindi in modo particolare BRA si rivolgerà ai servizi di tipo psicologico, di sostegno psicologico, e sarà, poiché sono stati, non so se avevate seguito attraverso i giornali o le interviste anche radiofoniche a cui personalmente ho anche partecipato, comunque in modo particolare sono stati proposti due corsi, di cui uno per operatori, operano già nella nostra ASL, quindi sono due corsi di specializzazione. Perché, come si dice a Napoli, nessuno nasce imparato, quindi neanche gli psicologi, non è detto che perché fanno parte della nostra SL siano predisposti o abbiano le capacità ad affrontare una tematica così delicata e così complessa. Quindi il primo progetto di cui noi siamo anche soggetti è proprio questo, quello di partecipare attraverso delle figure professionali. Oltre ovviamente, adesso non voglio rubare altro tempo, comunque molto più articolato l'intervento, perché c'è anche un intervento poi nell'ambito scolastico, c'è tutte le scuole, dalla scuola materna alle scuole superiori, parteciperanno attraverso dei laboratori teatrali proprio per superare la conflittualità tra i due generi, per cui anche questo è stato finanziato con questo, diciamo, finanziamento unico che come comune introduciamo, ma che poi dopo rigiriamo all'ASL. Grazie. Consigliere Somaglia, prego. Velocemente per dichiarazione di voto, vista la bontà di alcuni interventi che vengono recepiti in questa variazione, il nostro voto sarà favorevole, seppur con un po' di rammarico, visto che la variazione del trasferimento della somma di 4.000 euro dal capitolo borse lavoro e tirocinio poteva magari essere dirottato alle borse azienda, come noi avevamo denominato il nostro emendamento in fase di approvazione di bilancio preventivo. Grazie consigliere. 15 secondi al consigliere Tripodi a partire da adesso. Assolutamente 14, consigliere Milazzo, 13, non voleva essere una critica, eravamo assolutamente a conoscenza di questo progetto, perché dalla conferenza del 18, era della conferenza stampa del 18 che è venuta qui in questa sala, era presente il consigliere Panero, quindi eravamo a conoscenza che fosse a titolo di un progetto vero e proprio. Volevamo semplicemente fare riferimento ad un'altra cosa, che gli anni scorsi, grazie a delle persone che comunque in maniera volontaria così hanno voluto creare un evento, secondo me che ha avuto un forte successo per un tema strettamente importante quale quello della violenza per le donne, di fare in modo che come consulta e come amministrazione il trovare i modi per riproporlo, visto che appunto era una manifestazione strettamente in economia, cioè non costò nulla all'amministrazione e comunque ripercorre quello che è, tra virgolette, l'obiettivo di tutto questo progetto, anche quello di fare della sensibilizzazione, e in questo progetto non soltanto della sensibilizzazione, anche tutto il resto che lei sinteticamente ha spiegato. Grazie. Grazie. Trattandosi di complimenti alle donne ho fatto un'eccezione. Quindi, se non ci sono altri interventi, ci sono altri interventi. Prego il consigliere Allasia. Stia tranquillo, Presidente, sarò brevissimo. Prendo i 15 secondi di Tripodi, con la stessa unità di misura. E, no, volevo solo chiedere che nella commissione competente ci fosse poi l'opportunità di verificare che venissero illustrati cosa è stato effettivamente fatto in questi progetti, i risultati, in modo da, visto che votiamo questa variazione di bilancio, poi
da capire in che cosa si è concretizzato, si sono concretizzati due progetti specifici. Grazie. Grazie consigliere. Possiamo porre in votazione quindi otto. Sì, tutti presenti. Si apre la votazione. Votazione chiusa. Delibera approvata con 14 voti favorevoli e 3 astenuti. Nona e ultima proposta, terza variazione al bilancio 2015 e ai suoi sempre su illustrazione dell'assessore alle finanze. Prego, assessore. Sì, questa è una delibera che tocca alcuni settori, prevalentemente il settore lavori pubblici, però recepisce anche due contributi. Uno, per quanto riguarda lavori, ed è il contributo di 25.000 euro del contributo regionale per la sistemazione frana in frazione Bandito, e poi l'altro contributo che aveva già accennato prima il sindaco, della Baratte Milano di 27.000 euro per la tinteggiatura e manutenzione ordinaria delle nostre scuole. Vi è anche il recepimento, l'illustrazione di come verrà utilizzato il beneficio economico che arriva dalla rinegoziazione dei mutui. Noi abbiamo beneficio che è la destinazione del beneficio che è influenzato da due fattori principalmente: dal fattore oneri di urbanizzazione, in quanto alla data attuale, per il perdurare della crisi economica, soprattutto per il settore dell'edilizia, gli oneri di urbanizzazione preventivati in modo prudenziale, ecco, devono essere diminuiti. Perciò avete visto nella variazione di bilancio dagli 810.000 euro destinati alla parte investimenti scendiamo a 594.000 euro, e vi è anche una modifica per alcuni investimenti della destinazione, prima, cioè della copertura finanziaria, precedentemente tramite oneri, adesso tramite l'avanzo derivante dalla rinegoziazione, e poi dal regolamento del patto di stabilità, famigerato patto di stabilità, che ci obbliga, nel momento in cui noi andiamo a constatare, poi avrà modo il mio collega Luciano Messa entrare più nel dettaglio per quanto riguarda le opere pubbliche, però a constatare delle priorità che nel corso d'anno sono nate. Tenete conto che sì che noi votiamo il piano triennale delle opere pubbliche nella presentazione del bilancio, pertanto inizio marzo, quando abbiamo presentato il bilancio provvisionale, però la legge ci impone di predisporre il piano e votarlo in giunta già ancora nel vecchio anno, perciò nell'ottobre del 2014. Pertanto da allora possono essere nate delle nuove priorità, delle nuove esigenze, ma nello stesso tempo varrebbe la pena anche mantenere le vecchie con un'altra copertura finanziaria, ma nel momento in cui abbiamo ancora, speriamo per non molto, queste regole del patto di stabilità che ci impediscono, cioè ci danno dei livelli, delle asticelle molto molto sfidanti, ci portano anche sul momento a fare delle scelte nell'ambito delle opere. Dico sul momento perché nulla vieta ritornare in convariazione di bilancio a fronte del cambiamento per quanto riguarda gli introiti degli oneri di urbanizzazione.
E poi dopo lascerò invece la parola al collega Luciano Messa per entrare più nello specifico su queste cose. Altri capitoli riguardano il giro nelle medesime ripartizioni, perciò a saldi invariati, cioè abbiamo un risparmio di spesa per quanto riguarda il settore dei vigili, dove però viene spostato una parte su un capitolo che comunque riguarda sempre il medesimo medesima tipologia di spesa, più però finalizzata al servizio che avremo durante la manifestazione CISA. Prego, l'assessore Messa è stato chiamato in causa. Vabbè, benissimo, aveva chiesto la parola prima. La parte tecnica relativa ai vari interventi era stata spiegata già nella commissione specifica. Se qualcuno ritiene di fare delle domande, attualmente siamo a disposizione. Allora, hanno chiesto la parola nell'ordine il consigliere Astegiano, poi il consigliere Panero. Prego, Astegiano. Grazie, signor Presidente. Vorrei fare un intervento sui lavori della rotonda di Pollenzo che mi toccano molto da vicino. Come tutti sapete, il problema del traffico sulle strade pollentine è tristemente noto per gli incidenti, a volte anche mortali, che sono avvenuti. Il traffico intenso giornaliero, stimato nei momenti di punta, varia intorno ai 35.000 veicoli e crea da anni un serio pericolo per i residenti che hanno dei seri problemi di immissione sulle provinciali e per gli automobilisti che le percorrono, senza tralasciare i gravi danni creati dall'inquinamento. In attesa della sospirata Asti-Cuneo, che risolverebbe in modo importante queste problematiche anche in territorio braidese, siamo oggi un tratto di autostrada a tutti gli effetti. Dopo questa premessa farei un passo indietro citando un documento che risale a lunedì 21 gennaio 2013. Il comitato di frazione, di cui allora ero presidente, incontra presso il centro comunale le amministrazioni regionale, provinciale e comunale per un tavolo di lavoro su interventi di sicurezza stradale. Presenti l'allora assessore regionale Alberto Cirio, ora europarlamentare, a cui faccio i complimenti per il risultato ottenuto, la ex presidente Gianna Gancia con l'ex assessore Roberto Russo e il nostro sindaco Bruna Sibille. Molti furono i punti di discussione. Tra quelli più facilmente realizzabili emerse il posizionamento di autovelox, di cui ho avuto notizia di prossima installazione, e la rotonda. Tale rotonda, costruita per non so quali motivi in modo disassato sull'incrocio delle due provinciali, permette l'accesso veloce ai veicoli che provengono da Cherasco verso Cinzano e da Borgo San Martino verso Pollenzo. In quella sede si decise di mettere in sicurezza la stessa con gli spartitraffico sulla direttrice Cherasco-Cinzano, necessaria a incanalare il traffico e migliorare l'attraversamento pedonale. A fronte dei problemi economici dichiarati dalla presidente Gancia e consapevoli della competenza provinciale, il nostro sindaco, Bruna Sibille, con molta sensibilità e coscienza, propose di intervenire congiuntamente all'opera affinché il problema fosse risolto. Dopo poco tempo, il Comune, onorando il suo impegno, posizionò i New Jersey necessari per tracciare il nuovo percorso dei veicoli. Aspettando la collaborazione provinciale, il Comitato inviò una lettera aperta alle due amministrazioni, datata il 17/2/2014, specificando che il Comune aveva onorato gli impegni assunti durante l'incontro del 21 gennaio 2013, mentre a livello provinciale nulla era stato fatto. A fronte di quanto detto, condivido e ringrazio questa amministrazione di farsi carico, con l'impegno di 15.000 euro, il completamento dell'opera, dimostrando sensibilità verso la sicurezza dei cittadini, e sono fiducioso del sindaco per l'impegno provinciale necessario per le autorizzazioni del caso. Grazie. Grazie consigliere, la parola al consigliere Panero. Grazie presidente. Ma io non intendo neanche entrare nei contenuti di questa delibera, però collegandomi alle parole che sono state dette dal vice sindaco, che ha premesso che questa è una delibera che prende in considerazione per la quasi totalità dei lavori pubblici, considerato anche il richiamo che è stato fatto
all'assessore di dare delle specifiche, la mia domanda e la riflessione che mi faccio è: ma perché allora, e la faccio e la richiedo, è la domanda che faccio sia al Presidente della Commissione Lavori Pubblici che all'assessore stesso, ma allora per quale motivo non è stata convocata in tutti questi mesi, nel tempo ce n'era, non è stata mai convocata la Commissione Lavori Pubblici? Io capisco che l'argomento è stato trattato nella Commissione Finanze e Tributi, anche alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici, e questo mi sta bene. Però ci sono delle commissioni che sono competenti in merito, che servono, si chiama proprio Commissione Lavori Pubblici, dove il consigliere comunale si può anche avvalere di un tecnico esperto sui lavori pubblici. E visto che le argomentazioni sono, adesso faccio questo riferimento alla proposta numero 9, ma potevo farlo anche sulla proposta numero 7, dove sia la proposta numero 7 che la proposta numero 9 a valorare quello che sto dicendo è allegato al piano triennale dei lavori pubblici che viene modificato. Io adesso dovrei o dovremmo venire qui, come è stato detto l'assessore si dà piena disponibilità, per carità, a dare delle risposte, ma forse delle domande e delle risposte è un lavoro che poteva essere fatto nella commissione competente, nella commissione dei lavori pubblici, magari anche, se ce ne sono, se è possibile, con delle specifiche tecniche maggiori, vedendo qualche progetto, vedendo quello che può essere una documentazione che dava la possibilità a me, e in questo momento sto parlando in qualità di componente della commissione dei lavori pubblici, quindi incaricato dal mio gruppo, di, diciamo, seguire questo aspetto tecnico, ma comunque in generale al mio gruppo che qui rappresento, di potermi esprimere più serenamente, più tranquillamente, o comunque con maggiore documentazione e con maggiore possibilità anche da un punto di vista tecnico, perché come qualcuno qui ha detto prima, nessuno nasce imparato, nessuno può pensare di sapere tutto di tutto, c'è la possibilità di potersi giustamente avvalere di tecnici, poi c'è chi ritiene di doverlo fare, chi no, questa è una scelta che va ad ogni singolo consigliere. Questa è la domanda che pongo, per quale ragione, ribadisco sia all'assessore che al Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, non è stata rilevata la necessità di doverla convocare. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Allasia, prego. Io ho delle domande, e sono uno riferito all'intervento dello smaltimento dell'amianto della copertura dove è stata trasferita la protezione civile ex Faber, e visto che i lavori sono stati fatti di adattamento per la sede poco tempo fa, come mai non sia stato previsto l'intervento a monte? E l'altra domanda, tre domande sono: una riferita alla ragione per cui si raddoppia il costo della manutenzione straordinaria delle aree verdi, se è riferito alla manifestazione CIS o ad altro, e riguardo all'ampliamento della mensa scuola della scuola di San Michele, che è stato posticipato oppure è stato al momento sospeso, diciamo. E ultima domanda, mi sono dimenticato di porla prima, nella prima variazione di bilancio, quali sono i criteri di scelta dell'agenzia triennale nel caso della somministrazione di lavoro tramite questa agenzia? Grazie. Grazie consigliere. Forse l'ultima richiesta non è stata ben compresa. I criteri per la scelta dell'agenzia interinale. Qua c'è anche in questa variazione di bilancio c'è. Perché c'è sempre la somministrazione di lavoro interinale. Bene, grazie. Mi pare che ci siano risposte più voci, quindi prego l'assessore Messa. Allora,
poi mi pare l'assessore Messi. Allora, in merito alla tematica relativa alle commissioni, questo è un documento programmatico e pertanto abbiamo illustrato questa variazione di bilancio nella Commissione Finanze. Essendo progetti al di sotto di 100.000 euro non abbiamo, tra virgolette, neanche ancora le studi di fattibilità, e rispetto alle cifre che ci sono, che sono molto limitate, potete vedere sono interventi abbastanza dettagliati. Se questa variazione di bilancio verrà approvata andremo a discutere poi i singoli interventi nella Commissione dei Lavori Pubblici. In merito invece alle tre questioni poste dal consigliere Allasia, la protezione civile ha presenza di amianto che però non viene giudicato in questo momento, è tutto sotto controllo, è impacchettata, non ha disperdimenti, ha i soliti controlli che si fanno. Riteniamo però che quindi non c'è, tra virgolette, urgenza di farla all'interno dei lavori che erano stati fatti nel passato, che hanno riguardato esclusivamente manutenzione ordinaria interna. Nel momento in cui però la utilizziamo, riteniamo che la sostituzione dell'amianto sia una priorità da portare avanti, quindi abbiamo programmato questo intervento. Per quanto riguarda invece le aree verdi, queste non riguardano assolutamente la manifestazione che citava, bensì riteniamo che ci sia necessario aumentare il numero di potature che si dovranno fare nel 2015, in particolare per quanto riguarda Piazza Giolitti, e quindi incrementiamo di questa cifra per quel tipo di intervento. Per quanto riguarda invece la scuola di San Michele, l'intervento che era previsto, questi 50.000 euro, era stato individuato come intervento di urgenza nel caso in cui il numero di bambini anche quest'anno fosse stato tale per cui non sarebbero potuti essere raccolti all'interno della mensa stessa. Ricordo però che esiste un progetto all'interno del quale è previsto anche l'ampliamento della mensa, ma oltre all'ampliamento della mensa c'è anche la riqualificazione energetica con il cappotto e con i serramenti, che è stato sottoposto a bando 8 per 1000 e che ci auguriamo presto di avere il risultato per poter, augurandoci di averlo vinto. Grazie. Prego, assessore Fogliato. Sì, solo su quest'ultimo aspetto, ricordo sempre nel momento in cui noi prepariamo il bilancio pluriennale è ottobre, parliamo ancora del 2014, perciò non ancora in possesso dei dati di iscrizione per l'anno scolastico, in questo caso 2015-2016, ci siamo tenuti due possibilità. A fronte di una conferma di elevate iscrizioni, perciò immediata attuazione già nel periodo estivo, allora avevamo quel capitolo stralciato, ecco, l'intervento specifico sul refettorio e pertanto un capitolo specifico. Ma lo stesso intervento, come ha ben spiegato il mio collega, insieme a ulteriori altri interventi, è presente nel progetto dell'8 per 1000 che, ricordo, dall'anno scorso lo Stato ha permesso di destinare, per la parte destinata allo Stato, di essere in parte destinata anche ad edilizia scolastica. Mi pare che l'ultimo chiarimento relativo alla questione dell'interinalità arrivi dal dottor Fissore. Prego, dottor Fissore. Solo capire il chiarimento, ingegnere. Sì, all'Asia. Sul criterio di scelta dell'agenzia o del personale? Quale agenzia? Ma non usiamo molto l'agenzia interinale, in questo caso lo facciamo perché abbiamo questo contributo triennale da parte dell'ente come si chiama? ATL. Di solito cerco di ruotare, anche se è chiaro che essendo l'aliquota dell'agenzia abbastanza bassa è una di quelle assegnazioni che possono essere fatte direttamente. Comunque cerchiamo in genere di ruotare. Qui avevamo già un'altra agenzia che in passato ci aveva fornito lo stesso servizio, magari andrò su quella. Adesso vedremo un attimo, più che altro bisogna guardare quali sono i requisiti che vogliamo stabilire. Adesso con un nuovo dirigente del turismo, appena sarà esecutiva la deliberazione, vedremo se è un personale di categoria C, cioè diplomato, se è un categoria D, laureato, per la situazione. Grazie, dottor Fissore.
aveva chiesto la parola il consigliere Elena, prego. Grazie Presidente, ma solo per un chiarimento, probabilmente la memoria mi tradisce, vorrei solo capire questa istituzione dell'apposito capitolo di spesa per la progettazione del programma integrato Alba Bra Langhe-Ro Ero. Forse qualcosa che avevamo già, ma non mi viene più in mente, volevo solo capire che cos'era. Grazie. Mi pare che sia nel programma dei capitoli del... Allora, prego. Sì. Chiedo scusa, è il programma del PT, quello dei piani territoriali integrati, che è stato sottoscritto il protocollo, l'accordo di programma che ha come capofila il comune di Alba, e questo è il costo, che dobbiamo ad Alba per la procedura, diciamo, per l'attività del progetto. Grazie dottor Chianese. Consigliere Tripodi, poi consigliere Allasia. Consigliere Tripodi. Una semplice richiesta così di chiarimento. Allora, noi per quanto riguarda la sistemazione rotatoria frazione Pollenzo, che il Comune ad oggi prevede un capitolo di 15.000 euro, ricordo all'epoca, perché già sedevo fra i banchi del Consiglio, che vi erano delle problematicità, in quanto noi Comune non potevamo appunto svolgere le opere su quel tratto di strada. Ne ricordo una, questa qui è la sistemazione della rotatoria, ma anche per quanto riguarda al semaforo dell'imbocco di via Medio di Savoia con la provinciale e altri, c'era la problematica che il Comune non potesse diciamo utilizzare proprio i soldi e propri mezzi per fare tra virgolette delle opere su strade altrui. Quindi partiamo dal presupposto che l'obiettivo è un obiettivo che, se fosse così, sarebbe un obiettivo raggiunto, ma volevo chiedere che cosa fosse cambiato da 5 anni fa, quando le richieste nostre erano le stesse, a quest'anno, che invece viene previsto a bilancio questo capitolo per questa realizzazione. Poi un'altra piccola cosa a riguardo dell'ampliamento della mensa elementare di San Michele, che vedo appunto che c'è un azzeramento di questo capitolo. Ricordo quando abbiamo parlato del triennale dei lavori pubblici e non soltanto, dove veniva espressamente detto in questa sala che fosse un intervento importante, un intervento che si dovesse fare perché era necessaria, sia per quanto riguarda la scuola che per quanto riguarda il comitato di frazione, e lo vedo che ad oggi è azzerato questo capitolo. Infatti io ricordo che, se non vado errato, perché sto andando a memoria, io quasi facevo un plauso all'amministrazione per aver fatto, comunque previsto, quel determinato intervento. L'ultimo secondo appunto, solo per dire che condivido quello che ha espresso precedentemente il mio collega Sergio, appunto, dove è vero che queste qui lei le ha definite delibere programmatiche, e quindi le delibere programmatiche poi ne se ne parla, ma sono tutte le delibere di giunta delle delibere programmatiche, non penso che si stanziano i soldi prima che le cose vengano fatte. Quindi anche per vedere in maniera e condividere delle realizzazioni o degli interventi, sarebbe importante forse che prima un passaggio in commissione ai lavori pubblici sarebbe stato. Grazie. La parola al consigliere Allasia. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per le risposte alle domande che ho fatto prima, però sinceramente mi ricordavo, purtroppo non ho portato
la documentazione con me. Il motivo della domanda sullo smaltimento dell'amianto della copertura per quanto riguarda la protezione civile, io mi ricordavo che ci fosse una voce di intervento anche sull'esterno e questo era il motivo della mia domanda. Sull'esterno, lei ha parlato di ristrutturazione interna. A me risultava, o magari mi ricordo male, che ci fosse anche un intervento sull'esterno. Per quanto riguarda invece la questione dell'intervento sulla scuola, sull'ampliamento della mensa della scuola di San Michele, io sinceramente mi ricordo che l'intervento dei 50.000 euro era stato espressamente descritto come urgente da fare proprio in previsione della non possibile buon esito dell'adesione alla ripartizione delle quote dell'8 per 1000, mi ricordo bene quei passaggi perché avevo fatto un paio di interrogazioni al riguardo. E quindi non ho capito poi adesso la risposta. Se quindi l'intervento è stato sospeso, perché mettiamo sempre il fatto che la ripartizione dell'8 per 1000 non prevede l'approvazione di quel progetto, se è stato sospeso e quindi rimane in attesa di, oppure è stato già previsto per il prossimo anno, anche perché mi ricordo che quell'intervento, vado sempre a memoria, riguardava non tanto l'ampliamento, questa porzione dei 50.000 euro della mensa, ma il prevedere, se ricordo bene, i servizi igienici al piano dove, seminterrato, dove si trovava la mensa. Per cui effettivamente il fatto che ci fossero 10 studenti in più o in meno non toglieva la ragione della maggior urgenza dell'intervento. Grazie. Grazie consigliere. Mi pare che adesso ci sia una batteria di risposte. Prego, sindaco. Il motivo per cui 5 anni fa non era possibile fare l'intervento e oggi è possibile perché è cambiata amministrazione provinciale e l'attuale amministrazione provinciale, tra le sue pochissime possibilità, ha dato la possibilità di fare patti tra enti in modo tale che vi sia una mutua possibilità di intervento tra enti. Era quello che molto modestamente suggerì a suo tempo per un intervento che allora era quantificato in 25.000 euro e ringrazio di averlo ricordato a Steggiano. Insieme a questo ci fu anche la promessa che arrivavano questi 25.000 euro dalla Regione Piemonte, ma non li abbiamo visti. Nel dubbio, adesso, in una situazione molto complicata dal punto di vista provinciale, la provincia ha stabilito di permettere degli interventi di mutuo scambio di lavori e questo è uno di quelli che ovviamente ho perorato e credo sia anche il primo accordo che riusciamo a fare a livello provinciale. Grazie sindaco. Mi pare l'assessore Messa sulla mensa. Messa, allora, quest'ora, concedetemi questa battuta. Prego assessore Messa. Messa. Allora, in realtà anticipo il tema della protezione civile che ha posto il consigliere Dall'Asia. Le opere realizzate all'esterno della protezione civile sono state fatte dall'operatore privato come opera scomputo, quindi non la sede ci è stata data, noi abbiamo fatto unicamente delle opere interne, se non credo il taglio dell'erba, la sistemazione del giardino. Quindi tutti i fondi comunali hanno riguardato solo la manutenzione ordinaria interna dell'edificio. Per quanto riguarda invece la scuola di San Michele, rispondo attualmente insieme ai consiglieri Dall'Asia e Tripodi, provo a fare l'elenco delle tempistiche. Ottobre 2014 circa, quando proponiamo il piano triennale delle opere pubbliche, il primo piano. In quel periodo naturalmente non conoscevamo ancora quelli che sarebbero stati i numeri delle iscrizioni, conoscevamo quelli che erano stati i numeri precedenti dell'anno precedente, dove c'era stato un numero di bambini iscritti molto superiore rispetto alla media.
Il tema che ci siamo posti è stato se nell'anno successivo questo trend di crescita continua, essendo al limite, siamo costretti ad ampliare il refettorio e contemporaneamente ci siamo posti anche il problema dei bagni al piano terra, e quindi avremmo fatto un intervento congiunto refettorio e bagni. Per fare solo quell'intervento l'importo era di 50.000 euro. Nel frattempo ci spostiamo a dicembre 2014, esce fuori il bando 8x1000 che per la prima volta permette anche edilizia scolastica, quindi interveniamo, diciamo, con bagni refettorio, a cui per aumentare il punteggio di vittoria inseriamo anche l'adeguamento energetico, la riqualificazione energetica, quindi serramenti e cappotto. A seguito, diciamo, delle preiscrizioni, quindi arriviamo, diciamo, a marzo, ci rendiamo conto che questo trend di crescita dell'anno precedente non si conferma, quindi, diciamo, l'attuale mensa che accoglie gli attuali ragazzi sicuramente accoglierà lo stesso numero di ragazzi o di bambini o eventualmente qualcuno in meno, per cui alla luce anche delle tematiche relative agli oneri, al patto che prima il collega Fogliato ha ben spiegato, abbiamo deciso di privilegiare il bando complessivo, quindi 8x1000, rispetto all'intervento specifico 50.000 euro. Naturalmente, se si ripresentasse nel tempo un ulteriore incremento, troveremo i fondi per fare o l'intervento, diciamo, più limitato, nel caso in cui, naturalmente non ce lo auguriamo, non vincessimo il bando 8x1000. Grazie assessore. Aveva chiesto la parola il consigliere Elena, poi Tripodi. Prego, consigliere Elena. Grazie presidente, ma solo una precisazione sempre sulla rotatoria di Pollenzo. Ma se ho capito bene, cioè, adesso c'è stato un accordo con la provincia, però la provincia non mette soldi, li mettiamo tutti noi. La provincia mette opere. Ma opere? La provincia mette il personale, i cantonieri e il progetto. Noi mettiamo il materiale. Il materiale. Grazie sindaco. Consigliere Tripodi, prego. Vediamo un solo punto per risposta, vediamo positivamente appunto questa realizzazione della rotonda nella frazione di Pollenzo. Sono venuto qui appunto perché in Commissione Lavori Pubblici, non passando eccetera, non abbiamo avuto modo di poter andare nel dettaglio. Comunque grazie per la risposta e volevo soltanto ribadire una cosa, la situazione era complicata come lo è ancora tutt'oggi, quindi faccio un plauso per aver risolto questa situazione e aver messo fine ad un problema della frazione, ma questo qui lo voglio dire così, come per il futuro. Non vorrei che l'amministrazione provinciale, con questa possibilità che dà alle varie amministrazioni di mettersi d'accordo per svolgere determinate opere necessarie, urgenti, che la provincia dovrebbe fare senza neanche che il comune esborsi dei soldi in nessuna misura. Non vorrei che poi in futuro la provincia utilizzasse questi tipologie di accordi per magari, che ne so, fa la pulizia dei cigli delle strade provinciali, alla quale poi viene a chiedere al comune di Bra i soldi per fare delle opere che poi riguardano la provincia. Quindi io dico a lei, signor sindaco, da una parte, visto che fa parte anche dell'amministrazione provinciale, da una parte abbiamo un vantaggio, che è quello che oggi possiamo mettere fine ad una situazione dove era richiesto da parte del comitato di frazione di Pollenzo, della quale Astagiano faceva anche parte e della quale era presidente, ma non vorrei che poi in un futuro la stessa amministrazione provinciale avesse modo di dire per alcune questioni che il comune le va
utilizza questa metodologia, poi magari perché ci siamo appunto momenti di crisi ed il momento complicato era all'epoca come ad oggi, utilizzi questo metodo per dire magari incominciamo a far fare i comuni anche altro, cosa che invece dovrebbe fare poi la provincia. Grazie. Consigliere Somaglia, prego. Ma velocemente per la dichiarazione di voto dei nostri gruppi, che sarà di astensione, quale apertura, noi avremmo potuto anche votare a favore di questa delibera per alcuni interventi che ci trovano d'accordo, ma vorremmo entrare nel merito in sede di Commissione Lavori Pubblici. Ecco, scusate, ma l'ora è tarda, la giornata è stata lunghissima. Quindi il nostro voto sarà di astensione e ringrazio. Grazie a lei. Mi pare ci siano i presupposti per andare al voto. Vi ricordo che questa dovrà anche essere votata nella sua immediata eseguibilità. Quindi cominciamo a votare la... Quindi, consigliere Allasia è... Ah no. Quindi, segnaliamo la nostra presenza. Si può votare. Ricordo poi la DIE. Ops. Allora, 11 favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Votiamo l'immediata eseguibilità, quindi riprendiamo. Segnaliamo la presenza. Prego il consigliere Lasia, se ha intenzione di votare la immediata eseguibilità, di segnalare la presenza. Va bene, si può votare. Dodici voti favorevoli, un contrario e 4 astenuti. Bene, era l'ultima votazione. Grazie a tutti e buona serata.